Cari colleghi, eccoci giunti al terzo tutorial di Classroom, nel quale vedremo come correggere i compiti e restituirli ai nostri ragazzi. Come sempre, dopo aver fatto l'accesso al nostro account G Suite, andiamo a scegliere Classroom e ad entrare all'interno della nostra classe. Quindi andiamo su Lavori del corso. E andiamo a scegliere il compito che vogliamo correggere. In questo caso vediamo il tema. Cliccando su Visualizza compito avremo il dettaglio con le assegnazioni, l'elenco dei nostri studenti e vedremo come il primo studente ha consegnato, il secondo ancora no. Quindi andiamo a correggere il compito del nostro studente. Vedete che si apre immediatamente il foglio Google con il tema che il nostro ragazzo ha creato e quindi possiamo leggere il nostro compito e eventualmente correggere attraverso delle annotazioni. Infatti, se noi sottolineiamo, selezioniamo le frasi, possiamo attraverso la funzione dei commenti aggiungere un commento, una sorta di annotazione o correzione. Clicchiamo su Commenta ed ecco che poi il ragazzo, come vedremo dopo, troverà il commento con la correzione del docente. Da questa parte invece abbiamo la parte appunto della correzione vera e propria con l'assegnazione del punteggio. Infatti, come vedete, troviamo il voto espresso in decimi, come avevamo stabilito nel momento della creazione del nostro compito, e la griglia di correzione con i vari criteri. In più, abbiamo anche la possibilità di aggiungere dei commenti privati, dei feedback di restituzione per il nostro alunno. Quindi, supponiamo che questo tema sia fatto particolarmente bene ed assegniamo 3 punti al criterio della pertinenza. La stessa cosa facciamo per la correttezza. Come vedete, basta aprire la tendina attraverso questa freccettina per avere il dettaglio dei criteri che abbiamo inserito. E come vedete, in automatico il voto complessivo si è aggiornato sulla base dei nostri criteri, dei punteggi dei nostri criteri. A questo punto possiamo aggiungere un commento privato, per esempio, bravo, lo andiamo a pubblicare e se abbiamo fatto tutto possiamo andare a restituire il compito al nostro alunno. Ovviamente ci chiede la conferma di restituzione, clicchiamo su Restituisci e il nostro compito è stato corretto. A questo punto chiudiamo e torniamo nel dettaglio del compito. Come vedete si è aggiornato e nell'elenco degli studenti abbiamo uno studente ancora che deve consegnare con il compito assegnato e uno studente invece con il voto. Se noi clicchiamo sopra il voto possiamo operare tutte le operazioni di modifica che vogliamo. Sì, mettiamo il caso che ci siamo sbagliati o che abbiamo parlato con lo studente e ha giustificato alcune delle sue scelte, possiamo per esempio tornare in questa parte e andare a modificare, così come possiamo riaprire il compito e andare a eliminare i commenti. Vediamo per contro cosa vede il nostro studente. Adesso io sono entrata con il profilo studente, andiamo a vedere i lavori del corso e andiamo a cliccare sul tema. Andiamo a visualizzare il compito e lo studente visualizzerà appunto la griglia di correzione con il punteggio totale della griglia, il voto complessivo del tema espresso in decimi e
il commento privato del docente al quale l'alunno può anche rispondere, lo può inviare e quindi può andare a controllare il suo compito per vedere nel dettaglio le correzioni con i commenti del docente. Il ragazzo può anche decidere di correggere, di apportare la correzione immediatamente e quindi di fare la sua correzione e in questo caso può cliccare su Risolvi e di conseguenza ha fatto in diretta la correzione e in automatico verrà salvata nel Drive sia suo che nella copia del docente. Torniamo nel profilo del docente e andiamo a vedere la risoluzione, la correzione del quiz di grammatica. Visualizza compito, anche qui, come vedete, l'elenco degli studenti. Qui abbiamo lasciato il punteggio espresso in centesimi, e il modulo con l'analisi grammaticale e uno studente che ce l'ha consegnato. Quindi clicchiamo sul modulo. In automatico ci si apre il modulo in versione appunto lettura. Per andare a controllarlo e quindi a vedere le risposte dei nostri studenti, dobbiamo cliccare su questa matitina qui in basso che ce lo porta nella versione appunto di modifica. E in questo caso non dobbiamo andare a guardare le domande come abbiamo fatto nel momento in cui le abbiamo strutturato, ma andiamo a vedere le risposte. Vedete che troviamo una risposta, quindi clicchiamo qui sopra e qui abbiamo la parte generale, il riepilogo generale dove troviamo le statistiche, le domande che spesso sono state sbagliate dagli alunni, i punteggi e i vari grafici. Ma quello che interessa a noi è andare a vedere le risposte individuali. Quindi qui avremo l'elenco degli studenti della nostra classe, potremo scegliere in base alla mail appunto il nostro studente il cui compito vogliamo analizzare e andiamo a vedere appunto le domande e le domande sbagliate. A questo punto facciamo clic su Pubblica punteggio, inviamo una mail al ragazzo che ha completato appunto il test e pubblichiamo il punteggio. Una volta tornati nel nostro compito, clicchiamo su Importa voti e in automatico verranno importati i punteggi del foglio, del modulo Google. E quindi, come vedete, a questo punto entrambi i nostri studenti hanno eseguito il compito, entrambi hanno totalizzato 2 punti su 4 e come vedete abbiamo ancora la bozza. A questo punto facciamo clic sui 3 pallini e clicchiamo su Restituisci. In questo modo lo studente avrà, la restituzione del compito. La stessa cosa facciamo qui. Ecco, restituisci. E quindi a questo punto i nostri studenti hanno ottenuto il loro punteggio e quindi nel riepilogo vediamo come i compiti sono stati entrambi assegnati e restituiti con voto. Se torniamo ai lavori del corso, andiamo a vedere il riepilogo dei nostri compiti e vediamo che il quiz di grammatica è stato svolto correttamente da tutti gli studenti. Il tema ancora ne manca uno. Cosa vede il nostro studente? Dalla sua scheda di lavori del corso andrà a cliccare su quiz di grammatica, visualizza il compito e troverà il punteggio generale che ha ottenuto, potrà commentare con un commento privato
potrà rivedere il suo compito. Qui rimane il bottone invia di nuovo, ma nel caso in cui il docente avesse nell'impostazione del modulo scelto la modalità di invio di una sola risposta, non gli permetterebbe comunque di inviarne un'altra cosa. Torniamo di nuovo nella modalità docente e andiamo a visionare la scheda voti. Nella scheda voti potete trovare il riepilogo generale per data e per tipologia di assegnazione di compito con i punteggi per singoli per ogni studente. Ovviamente qui ci sono soltanto due studenti di prova, nelle classi troveremo tutto l'elenco dei nostri studenti. È possibile personalizzare la tipologia della valutazione e dei voti. Se infatti clicchiamo nella rotellina dentata e andiamo a scegliere la parte della valutazione, possiamo appunto decidere se utilizzare il totale dei punti o il punteggio ponderato per categoria attraverso le percentuali. E quindi qui possiamo aggiungere la categoria del voto. Ma per questa parte vi rimando direttamente al link di supporto di Google che vi metterò, eccolo qui, il link nel tutorial cartaceo, dove viene spiegato nel dettaglio come configurare appunto il sistema di valutazione. Anche per questo tutorial è tutto, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione ed augurarvi un buon lavoro.